Il taglio è fantastico finché... Per fortuna ci è ribellato Medical Group. Con Roma ci siamo già parlati, sa perfettamente qual è il mio pensiero. Adesso ovviamente questa sconfitta è logico che non ci piace, siamo tutti quanti dire, un po' amareggiati perché speravamo in un altro risultato, questo è innegabile, no? E quindi adesso passeranno un paio di giorni, ci vedremo per un allenamento, ci vedremo per la chiusura della stagione e andiamo avanti. Questo è quello che mi sento di dire. Invece sicuramente nella giornata di domani o martedì massimo ci sarà voglio dire, la conferma di qualche giocatore. Abbiamo già chiuso, siamo già a buon punto, quindi non abbiamo sicuramente segreti. Quindi Roma sa già di chi si tratta e dunque nell'eventualità un giocatore o sono giocatori che a lui andrebbero bene, se non ci sarà lui ci sarà un altro allenatore e gli devono andare bene per forza. Quindi siamo molto, molto sereni, insomma, credo che io e Roma ci guarderemo negli occhi, mi si guarderemo negli occhi con la massima serietà, professionalità che ci ha sempre contraddistinto, insomma, quindi credo che a prescindere poi da quella che sarà la decisione che potrà prendere la società, credo, mister, o che prenderà il mister, perché non sappiamo, insomma. Intanto sicuramente mi sento di dire che ha fatto un gran lavoro, mi sento di ringraziarlo, ma credo da parte mia, da parte del CDA, da parte del Presidente del Consorzio, perché ha fatto una media di 12 punti in 5 partite, al campionato possiamo aggiungere anche questa, quando magari era difficile raddrizzare la china in un periodo un po' che eravamo in difficoltà, quindi complimenti al mister, complimenti ai ragazzi che si sono adeguati a un modo di far calcio diverso, come ha detto il mister, perché è un calcio aggressivo, perché è un calcio fatto di idee, è un calcio secondo me molto interessante, quindi questo è quanto. Mi sento di ringraziare, visto che adesso intervisterete Simone e Tommy, il capitano ovviamente, e tutta la squadra per quello che hanno fatto in un anno veramente difficile. Però vorrei ricordare che siamo arrivati terzi e magari se qualcuno ci avesse detto firmate per arrivare terzi, io credo che la società avrebbe firmato, il sottoscritto avrebbe firmato, i tifosi avrebbero firmato e credo che spero anche voi della stampa, no? Quindi dico, portate pazienza, abbiate fiducia perché la società vuole fare le cose fatte nel modo adeguato e corretto per quello che è la piazza di Treviso. Direi al di là della sconfitta, il bilancio stagionale, che il campionato è stato? Ma lasciando stare la sconfitta di oggi, sono molto contento del percorso che ha fatto la squadra, perché come ha ribadito anche il direttore, non è stata un'annata, sembra facile, ma non è stata facile. Abbiamo avuto molte complicazioni, abbiamo avuto ovviamente l'entusiasmo di partire da neopromossi e avevamo un vantaggio di avere un gruppo, un bellissimo gruppo, ma nuovo, quindi in costruzione, e quindi all'inizio magari possiamo aver pagato qualcosina. Poi, come sta nel bilancio della stagione, con tanti alti, ci sono stati anche alcuni bassi, in cui abbiamo analizzato poi domenica dopo domenica, ma io posso essere solo che soddisfatto sia dei ragazzi sia della società che ci ha dato a disposizione tutto quello che poteva per farci conseguire il meglio possibile da questo campionato. E ripeto, adesso sono un po' rammaricato per oggi perché purtroppo finisce qui il campionato e sapere che se passavamo o giocavamo un'altra partita in casa nostra dà fastidio. Non solo a me, ma anche ai ragazzi, quindi bilancio super positivo, finito con la mano in bocca. Non è stata una partita che praticamente nella quale avete avuto diverse occasioni, no? Al di là del gol realizzato, e loro sono stati decisamente cinici, no? nelle occasioni che hanno avuto per poi vincerla. Dal punto di vista difensivo, quali sono state, diciamo, tra virgolette, le problematiche da affrontare in questa partita? No, ti dico, problematiche a livello difensivo bisognava stare molto attenti e accorti sulle preventive, perché per il resto avevamo sempre quasi avuto il pallino del gioco nostro e lo sapevamo, perché loro volevano cercare di rubarci palle e ripartire, quindi concedendo campo alle spalle, e questa cosa qua noi non potevamo permettercela. E la cosa che dà fastidio è che abbiamo perso una partita non subendo un tiro in porta. Abbiamo subito una palla inattiva,
e abbiamo subito un'altra palla inattiva su una punizione. E questa è la cosa che ci dà fastidio, perché a noi difensori a maggior ragione prendere gol ci dà fastidio, visto che noi lavoriamo tutta la settimana con centrocampisti e attaccanti per cercare di migliorare la fase difensiva, e purtroppo abbiamo pagato a caro queste due piccole incertezze e non siamo riusciti poi a ribaltare il risultato. Alberto? Due cose, Simone, su in occasione del primo gol potevi fare qualcosa più, marcatura per forte, fatto un errore di testa? No, lì lavoriamo a zona, quindi ognuno guarda, diciamo, il proprio spicchio di competenza lì, e lui è stato bravo a prendere il tempo, perché era una palla a uscire, lui è uscito dalla linea e l'ha pizzicata, è andata sul palo e ha fatto gol. Quindi lì sicuramente dovevamo lavorare meglio come linea, come castello, però non è che posta la colpa a dire è stato uno o l'altro, lì è veramente un lavoro giocato su centimetri, che ogni ragazzo ha il suo spazio da andare ad attaccare. Ok, l'altra veloce, prima il direttore ha detto che i prossimi giorni saranno annunciate conferme sul tuo futuro, se fai parte ancora del Treviso? No, sul mio futuro ti dico la verità, non abbiamo ancora parlato, penso che nei prossimi giorni ci sarà modo, insomma, in ambedue le cose verrò chiamato e poi molto serenamente vedremo quello che sarà il futuro. Ok. Prego. Pietro? Ragazzi, allora il mister ha detto che dal punto di vista dell'atteggiamento oggi non è mancato niente. Volevo chiedervi se siete d'accordo, ma vale per tutti e due, e sempre per tutti e due, guardando la stagione nel suo complesso, c'è qualcosa, è facile parlare con se non di poi ovviamente, ma c'è qualcosa che non rifareste, diciamo? È stata fatta una gran partita, il mister ha ragione, l'atteggiamento non è mancato, abbiamo provato tante cose durante la settimana, tant'è vero che il primo gol è nato su una costruzione, uno sviluppo che abbiamo provato tanto durante la settimana, e siamo stati bravi a riportare in campo quello che ci siamo detti nello spogliatoio, poi per fortuna o per sfortuna le partite vengono decise anche da episodi, come ha detto il capitano prima. È stato bravo forte a realizzare il primo gol con un gran colpo di testa, sono cose che, ti ripeto, nel calcio possono succedere. Secondo me abbiamo disputato nel complesso una buona stagione, come ha detto già il capitano, con alti e bassi, però siamo sempre stati bravi a saperci rialzare dandoci forza l'un l'altro. Poi ovvio il rammarico c'è, perché sapendo che Campodarsego ha vinto contro le Dolomiti potevamo giocare l'ultima partita dell'anno qua al Tenni davanti ai nostri tifosi, però ci prendiamo quanto di buono fatto oggi e in generale in tutta la stagione, perché sono tante le cose belle che abbiamo fatto. Cosa ti ha dato dal punto di vista personale questa stagione? Io devo ringraziare l'ambiente Treviso, i compagni, lo staff, la società in generale, perché mi hanno dato la possibilità di rilanciarmi, diciamo, dopo due anni, un anno e mezzo, dove venivo da Lega Pro, che non ho giocato tanto, sono andato prima a Campodarsego sei mesi, e quest'anno sono venuto qua a Treviso, ho trovato una piazza seria, sana, tifosi molto calorosi che fin dal primo giorno mi hanno fatto sentire un giocatore importante, che non è una cosa da sottovalutare, per noi l'autostima è molto importante. E dobbiamo ringraziarli perché ci hanno seguito in ogni trasferta, anche quando abbiamo fatto brutte partite, comunque dopo il 90esimo erano lì ad applaudirci, a sostenerci sempre, e quindi in generale mi sento di dire grazie al mondo Treviso in generale. Stesso discorso del capitano, ancora non abbiamo avuto modo di parlare, ma perché preferivo, tra virgolette, stare un po' più concentrato sul campo e piuttosto che pensare a cosa fare, cosa non fare. Qua sono stato bene, il direttore lo sa, la società lo sa, e vedremo. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.